Allora vado da Antonella Ricci con la sua canzone, ormai è la sua canzone questa. Salento, d'altronde è terra tua. Allora, cara Antonella, dal Salento oggi che cosa ci porta? Il signore ha visto provincia di Bari, ha detto che piove da te, tu sei arrivata ieri sì, sera. Ma oggi c'era il sole a Milano, quindi splendeva il sole. Vabbè, quindi... forse mi segue, va. Esatto, forse ti segue. Oggi fai un secondo. Sì, un secondo, che è un secondo molto carino. Vitello in crepinette con una nuvola di carote di Polignano, che è un altro prodotto che volevo farti assaggiare. Conoscere della tua Polignano. Magari lo conosci già. No, io conosco Polignano, sì. Che è, come dire, un posto... splendido. Cioè... di una bellezza trascurabile, direi, senza la mare non quei è bello. Da Polignano, no? Sì, quella non gara... ci sono quelle spiagge leggendarie che tutti abbiamo visto in fotografie, ma ci sono, famosissime. Guarda, merita. Uno poi Polignano, Matera, cioè vabbè, voglio dire, poi va a trovare anche Antonella. Allora, bella zona. Antonella, allora, crepinette, sì, crepinette. Cosa vuol dire crepinette? Diciamo, per non chiamarla rete di maiale, no? Crepinette è francese, però spesso mia nonna la usava pure in dialetto pugliese. Come si dice? La crepinetta. La crepinetta, che è un po' la crepinetta. La crepinetta. In poche parole, è una cottura in rete di maiale. Cottura in rete di maiale, che si usa tantissimo anche per gli gnumariedi oppure per il marro, che è un altro prodotto interessante. Te la conoscevi la crepinetta? Sì. La crepinette sarebbe la rete di maiale in francese, da cui crepinette, un piatto avvolto in una rete di maiale. Quindi macinato di vitello. Macinato di vitello e poi aggiungiamo un po' di lardo battuto. Io l'ho fatto a punta di coltello e comunque ce l'ho già pronto e quindi lo mettiamo già all'interno. Bravo. E poi all'interno andiamo a mettere un po' lo profumiamo con semi di finocchio e semi di cumino che ho tritato, cioè li ho resi in polvere, quindi metto un pizzico di uno e un pizzico dell'altro. Poi andiamo a condire con un po' di sale, ovviamente. Se ci piace un po' di pepe, oppure se vi piace anche un po' di peperoncino, un po' di peperoncino anche fresco, lo potete mettere all'interno. Andiamo a profumarla come meglio credete, però... come una polpetta, sarebbero. Diciamo però che è una cottura come un budello, come quando vai a comprare la salsiccia, no? Al supermercato oppure dal tuo macellaio di fiducia. Soltanto che in questo caso il contenitore è la rete di maiale. Ma poi anche vediamo la bieta, vero? Sì, che perché la bieta comunque... ha un ruolo importantissimo in questo piatto, anche di avvolge, no? Avvolge benissimo il piatto, poi diventa bello, anche carino da vedere. E la cosa importante qui è la cottura, Anto. Quindi vediamolo poi naturalmente. Adesso lo andiamo a vedere. Però vedete, il risultato è questo. Siccome noi dobbiamo metterli su a cuocere, ve lo facciamo già vedere. Sì. E poi vi facciamo vedere come si fa, no? Allora, però vedete che bello, la rete di maiale, questa crepinette... prima la bietola e tanto poi dopo intanto lo mettiamo e facciamo vedere come si fa. E deve essere una cottura bella morbida. Anche qui ti puoi regolare poi per come vuoi la cottura, perché parlando di un vitello lo puoi volere al sangue, può essere media o può essere ben cotta, quindi ti devi un po' regolare alla cottura piano piano, no? Oppure chiede ai commensali come la vogliono, ma diciamo che in casa più o meno, no? Tutti quanti sì, la possiamo mangiare più o meno. Facciamo questa polpetta schiacciata? Allora, come la facciamo? Allora, prima di tutto mettiamo a bagno la rete di maiale con un po' d'acqua e un po' di succo di limone. Io ce l'ho già pronta, comunque, perché bisogna strizzarla per bene. E bisogna lasciarla a bagno quanto tempo? La lasciamo a bagno una ventina di minuti. Okay. Poi io invece ce l'ho già pronta, perché ovviamente bisogna strizzarla per bene. E quindi adesso la metto sul tagliere e ritaglio... I quadrati, i rettangoli, quello che mi piace di più fare. Andiamo calma perché abbiamo tutto il tempo, prendiamoci tutto il nostro tempo. Sì. Ecco, che abbiamo, è molto carina questa ricetta. Quindi, molto carina e magari anche i bambini riescono a mangiarle poi un magari, po' di verdura. Certo, poi se voi non volete, è chiaro che la caratteristica è proprio la crepineccia, cioè questa rete di maiali. Sì. Ma se proprio non volete mettere o non la trovate, l'idea è anche quella fatta con la bieta e basta, cioè, no? Evelina, certo. Anche per togliere un si po' può di... può mettere uno stuzzichino e fissare. Esatto, guardatevi, noi prendiamo la nostra rete. Fogli di riso. La nostra rete, poi prendiamo, sbollentiamo sempre la bietola selvatica. Perché deve diventare bella morbida. In questo caso ho portato la bietola selvatica da casa, quindi bietola selvatica. Perché lei ha l'orto, giustamente. E quindi la mettiamo qui.
Mettiamo un pizzico di sale, poi mettiamo un po' di pepe. Anche qui condiamo un po' leggermente. Nel frattempo non perdiamo sempre di vista da questa parte. Sono qui, le sto guardando. Sì, e alziamo un po'. Sì. Allora, poi prendiamo questo composto che deve essere bello profumato. Antonè. Che ripetiamo, è carne di vitello, lardo, battuto, lardo, sale, pepe. Sale, pepe, un po' di cumino, un cumino in polvere. E poi abbiamo messo anche del finocchietto selvatico in polvere. Ok? Quindi andiamo a fare queste polpette. Io ho pensato di farle di 100 grammi circa, più o meno, quindi per avere una bella porzione. Quindi 100 grammi e andiamo a sistemarle sul tagliere. Sì, nel frattempo Anto io devo andare a girare, se vuoi. Sì. Allora, poi che facciamo? Chiudiamo, Antonè, prima di tutto la foglia di bietola. Se vedete che rimane qualche pezzettino, ci aiutiamo con un altro pezzettino da questa parte, quindi deve essere ben chiusa, perché così possiamo anche modulare la cottura, quindi andiamo a modulare la cottura per bene e lo chiudiamo così a cofanetto. Se avete un attimo di tempo, lo mettete un po' in frigorifero, così prende una bella forma. Esatto. Io nel frattempo la sto mettendo qua. Ma sì, certo, quelle che mettiamo. Poi tanto, guarda, qui qualcuno le mangerà di sicuro. Poi è bello vedere un piatto con tante porzioni. Noi siamo in tanti, guarda, allora, alla lavagna Lorenzo Biagiarelli, alla sedia Evelina Flacchi, al tavolo sociale la zia Cri, la Marsetti, Marco Bianchi, al tavolo isolato Alfio Bottaro e al tavolo del pane Fulvio Marino. La sottoscritta vale per due perché magna, quindi fai un po' il conto te di quante dovresti fare. Allora. Anto, facciamo un'altra cosa, adesso facciamo un'altra preparazione. Comunque vedete, questa ricetta è un amore, anche solo la bieta, se non volete mettere la rete che avvolge come uno scrigno. È chiaro che la ricetta, noi diamo sempre la ricetta com'è in originale. Poi dentro la ricetta ognuno trova le sue storie, no? Dico sempre, se volete mettere la rete. Cosa avevi detto tu, zia Cri? Si può mettere anche il foglio di riso, che si usa per fare gli involtini, no? Esatto, oppure per dire. Della pancetta, perché qui ha uno scopo. La rete di maiale è un grasso che si mantiene morbida e diventa saporita. Quindi ha proprio anche una funzione, no Antonella? Ne parlavamo stamattina. Sicuramente. Quindi se uno non gli piace o non la trova, un po' di pancetta o del prosciutto un po' grasso però. Oppure magari il lardo non lo metti dentro, fai una fogliolina di lardo sottilissima e l'avvolgi. Però questa ci però, piace. Sì, senti, sei già passata alle carote. Le carote di Polignano. Che cosa hanno di caratteristica? Il colore. Il colore è meraviglioso. Guardate che belle. E poi anche la consistenza, la dolcezza, Antonè. È una cosa proprio meravigliosa. Le puoi usare fino a soltanto la primavera inoltrata, quindi stiamo parlando veramente di una stagionalità. Una stagionalità e come importante, si, no? Quindi si mettono sottoterra come tutte le carote, come funziona così? Come tutte le carote, soltanto che non sono state, come Lorenzo, non sono state selezionate, cioè non viene fatta selezionate. Una selezione del colore. Tu sai che la carota diventa arancione dopo la scoperta. Certo. No? Si dice in onore del Duca d'Orange, la dinastia d'Orange era arancione, quindi le hanno fatte arancioni. Ma in realtà questi sono i vari colori che possono avere le carote. E le carote di Polignano ce le hanno tutte, come anche quelle di Tiggiano, correggimi se sbaglio. Era vicino dove sono stato. Poi il viola, Antonella, rispecchia questo aspetto antiossidante delle antocianine, l'abbiamo detto per altri ortaggi, quindi protettivo per l'apparato cardiovascolare e la fluidità del sangue. In più hanno un basso tenore di zuccheri, quelle di viola. Il colore è meraviglioso. Guarda che bello. Poi alla fine. Questo vedi già, come sono all'interno. Anche, pensate un po' a saltare una pasta con queste carote, qualunque altra cosa. Allora, quindi ci siamo da questa parte. Io nel frattempo però questa carota tu ho fatto... Lasci crude le carote Facciamo, solo crude. Anto, le immergo in acqua e ghiaccio e faccio quindi una julienne molto sottile. Qua l'ho tagliata con la mandolina, magari per le signore in casa che magari non riescono a fare una julienne sottile. Dovete farlo, vedete, molto 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 sottile. Sottile, sottile, sottile. Diventa veramente come dei bastoncini sottilissimi. E questo diciamo è il risultato finale, Anto, guarda. E noi facciamo un'insalata. E noi facciamo un'insalata di accompagnamento, perché voglio dire, è un piatto abbastanza completo, no? Quindi non dobbiamo mettere chissà che cosa all'interno. Allora, ci siamo, come ragazzi. Come fai a capire che sono cotte? Perché sono non è cotte. Che puoi tagliarle, perché... Nel senso che, cosa che lo tu, comunque se tu la tocchi vedi che già c'è il calore all'interno, deve arrivare intorno ai 65-68 gradi, no, al cuore. Ti spiego un metodo facile per sapere la cottura della carne, devi fare degli anelli con le varie dita, pollice indice è al sangue, pollice medio è al sangue media. Pollice anulare è media ben cotta, cioè, cosa pollice vuol dire? Mignolo che tu è ben cotta. Col pollice
Se fai così, senti la consistenza del muscolo qua sotto il pollice. Eh sì. E più o meno... Ma devi toccare la... No. Sì. Quando tocchi lì la carne, ah, però ecco. Le signore comunque hanno tutte le sonde. Pensa che io avrei messo la carne qua, la carne qua, la carne qua, sì. E avrei detto a seconda di dov'è, vedi? Vabbè, e io non avevo capito. No, dico, ma siccome io non voglio che ti scotti, ho rimarcato. Esatto, hai fatto bene perché stavo già mettendo le mani dentro la carne, quindi no. Allora, Anto, mettiamo, lo profumiamo, scusami, Anto. No, 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 lo profumiamo con un po' di alloro, qualche foglia di alloro, scusa. Scusami, no, perché guarda che cosa sto vedendo. Mi sta pulendo la posizione. Cosa stai facendo? Però lo sa usarlo, vedi, ha strizzato bene. E adesso passa. Saranno contente le nostre signore delle pulizie, sono felicissime. Perché fa tutto lui. Anto, ho bagnato con il vino adesso, no? Quindi ho bagnato con il vino, stiamo deglassando, quindi abbiamo già una bella cremina all'interno. Nel frattempo preparo una vinaigrette, metto olio extravergine d'oliva, un po' di aceto di mele, giusto, aceto di mele, e poi il magico vincotto che è balsamico e che io lo metto, è meraviglioso, sì, lo metto per all'interno, le carni è una cosa, sì, meravigliosa e va benissimo come accompagnamento a questa bella ricetta. Quindi facciamo una vinaigrette così, mettiamo un po' di sale perché comunque diciamo che il vincotto è abbastanza questa dolce. Perché cosa ti serve? E poi per loro, per deglassare in finale e poi per creare un po' di cremina, mettiamo della senape all'interno, diciamo, della padella. Se avete un po' di tempo, togliete ovviamente le crepinette e le tenete già da parte, come facciamo adesso noi. Quindi prendiamo già il piatto, la portata. Sì, perché così almeno la senape, sì, ha il tempo per sciogliersi bene nel, sì, suo sughino. Eh sì, e poi possiamo bilanciare anche, magari se manca un po' di sale, vediamo un attimo come andiamo a bilanciare. Io le faccio un po' abbondanti, tanto ho visto che qua tutti sono affamati. No, qui devi, cioè ti ho spiegato che, sì, che proprio vedete qua, adesso, sì, noi andiamo. Adesso facciamo questa bella cremina. E stiamo... Ok. Ma... Allora, io nel frattempo... Io sono sconvolta da Alfio, vabbè, ma... Nel frattempo, Anto, io già posiziono, esatto, le carote, la nuvola di carota. Belle. Io ne metto pure tante, perché comunque sono belle da vedere. Io l'ho chiamata nuvola di carote perché poi alla fine diventa bella, vero, bella, una nuvola meravigliosa. Volare, perché Polignano è anche la città di dove c'è questa meravigliosa statua di Domenico Modugno, del grande Domenico Modugno. E quindi ecco qua, guardate che meraviglia, questo è un piatto goduriosissimo. Sì. E volavo, volavo. Brava Antonella Ricci, bellissimo! Questo, come si chiama? Vitello di crepinette con nuvola di carote. La storia di questo piatto di Polignano, della Puglia e di quanto... Vabbè, qui cosa... Ma attenzione, pavimento bagnato, devo fare il giro? No, ti ho appena lavato, lì. E appunto, ma e devo passare di qua, no?